Eccellenza Reverendissima, a nome di questa Assemblea, ma in un modo particolare a nome della nostra Fraternità Cappuccina, non solo lauretana ma questa sera allargata, esprimo il nostro ringraziamento per aver accettato di presiedere questa solenne concelebrazione. E il grazie a Dio è triplice questa sera. Innanzitutto perché siamo nei primi vescovi della solennità del nostro Padre San Francesco, per cui grazie per aver donato alla Chiesa e al mondo, e potremmo dire ad ogni uomo, questa figura così semplice ma così familiare, così umile ma così eccelsa. Secondo motivo, i 75 anni di presenza pastorale qui nel Santuario di Loreto del nostro Ordine Cappuccino. Già questa mattina nella sala consigliare, il cuore un po' del mondo civile di Loreto, abbiamo ricordato e ripercorso una storia, una presenza, un servizio, una spiritualità. Terzo motivo, ma non ultimo, anche la celebrazione degli anniversari di ordinazione sacerdotale di nostri quattro sacerdoti cappuccini qui della comunità di Loreto. Innanzitutto Padre Virgilio, che è tornato questa sera tra noi dall'infermeria di Macerata, che ricorda i 70 anni di sacerdozio, Padre Luciano i 65 anni, Padre Augusto i 60 anni e Padre Pierino i 40 anni. Dentro il grazie mettiamo tutto questo mondo spirituale, affettivo, ma supportato da una grande fede. Grazie Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tarcisio Bertone, segretario di Stato
sua santità. Dopo di queste parole così intense, complete e significative, non dovrebbe esserci bisogno di aggiungere altro. Cerchiamo solo di sottolineare insieme quello che il Papa ci ha detto e quello che insieme stiamo celebrando, trasformando la nostra riflessione in un canto di lode a Dio nostro Padre. Voi sapete che a me piace molto la parola Amen, ma oggi cambiamo registro. La nostra lode a Dio si esprime con un'altra parola, anch'essa ebraica, e anch'essa ben conosciuta, che significa proprio lode al Signore. Alleluia. Lo canteremo insieme per dire grazie a Dio per i suoi tanti doni. Santuario.